Sono Gianluigi Mazzi, sindaco di Sona, un comune della provincia di Verona, onorato di essere qui per ricevere questo premio, un premio che va alla scuola primaria Silvio Pellico di Lugagnano, una scuola che è stata costruita, è stata realizzata in uno standard elevatissimo di Casa Clima e sulla quale insomma, abbiamo creduto fin dall'inizio. Come amministrazione volevamo realizzare un progetto che potesse veramente lasciare il segno alla comunità. I tecnici all'interno del comune hanno progettato, realizzato e poi si sono appoggiati anche dei tecnici esterni e insieme abbiamo costruito questo edificio che oggi ricevo questo premio e di cui sono onorato, come altri premi sono stati ricevuti. La scelta di andare su uno standard elevato, uno standard alto, è proprio quella che vorrei come amministratore locale portare nel mio mandato, quello di riuscire a creare degli edifici che abbiano veramente un ritorno, un risparmio energetico, un ritorno dello star bene ai nostri ragazzi che poi passano parecchie ore nella loro crescita all'interno dell'edificio. Sui tecnici, abbiamo avuto fior di tecnici, io passo la parola al collega che ha fatto poi un ottimo lavoro perché nella presentazione di oggi ha poi esposto quelli che sono stati gli elementi che ci hanno caratterizzato proprio per il premio. Grazie sindaco. Buonasera, sono l'ingegnere Talamini dello studio STM di Soave e insieme all'ingegnere Magnaguagno ho collaborato alla progettazione degli impianti. Gli impianti hanno avuto un ruolo molto importante nell'edificio perché essendo un edificio molto isolato hanno dovuto sopperire alla necessità di una regolazione molto fine nell'impianto e quindi abbiamo dovuto studiare particolarmente bene il tipo di regolazioni e di impianti utilizzati. L'edificio non poteva però prendere vita senza il fondamentale apporto dell'architetto Dal Barco che ha curato la progettazione edilizia e dell'architetto Martinuzzi che ha curato la certificazione Casa Clima. E come amministrazione, una volta entrati all'interno dell'ente, abbiamo scoperto delle importanti professionalità. Cito l'architetto Fabio Dal Barco che è componente all'interno di quelle che sono le posizioni organizzative dell'ente e che proprio per le sue capacità, conoscenze, per le certificazioni ha voluto contribuire in prima persona. Ritengo che sia un segnale, un messaggio importante nel momento in cui spesso si va poi a criticare quello che è l'operato del dipendente pubblico. Un architetto che invece ha voluto caratterizzare e ha dato al politico di turno, al sindaco di turno, un'opportunità unica di quale sono onorato e quindi a lui va un grande ringraziamento proprio per l'opera e per quello che ha fatto affinché venisse realizzato un piccolo capolavoro per il piccolo grande capolavoro per il nostro territorio.